L'urlo di Dio dal patibolo, la sua morte ignominiosa, lo strazio del corpo destinato a un antro di roccia scavato di fresco, sono i fotogrammi del Venerdì Santo, secondo la precisa cronaca del Vangelo, il quale registra poi gli straordinari incontri della Domenica di Pasqua, Gesù risorto di nuovo in mezzo ai suoi. Manca invece un'immagine che descriva il Sabato Santo, il giorno del buio e del silenzio, quando la pietra del sepolcro è ancora al suo posto. O per meglio dire, un'icona che lo rifletta esiste. Ha la consistenza di un panno grezzo, un sudario di lino antichissimo, macchiato di sangue, pieno di rammendi e lacerazioni carbonizzate. Un telo, anzi il telo per eccellenza, che porta impresse misteriosamente, in un modo che oltre 100 anni di scienza non hanno saputo spiegare, le sembianze di un uomo torturato e ucciso alla maniera di Cristo, i segni del suo martirio distinguibili uno ad uno come una dettagliatissima mappa della passione. Per la sua straordinaria immagine, scoperta con il celebre negativo fotografico di Secondo Pia durante l'ostensione del 1898, per la sua storia certificata dal 1300 in qua e per la sua tradizione ben più antica, che alcune fonti fanno risalire al tempo dei fatti documentati dai Vangeli, la Sindone è, tante volte affermato, la più grande delle reliquie della cristianità. Dal 19 aprile scorso è esposta alla venerazione dei fedeli di tutto il mondo per l'ostensione alla quale anche Papa Francesco prenderà parte il 21 e 22 giugno prossimi. Come mai il popolo fedele come voi vuole fermarsi davanti a questa icona di un uomo flagellato e crocifisso? Perché l'uomo della Sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazaret. Questa immagine impressa nel telo parla al nostro cuore, ci spinge a salire il monte del Calvario, a guardare al legno della croce, a immergerci nel silenzio eloquente dell'amore. Da quando quasi 500 anni fa Torino è diventata la sua casa, numerose ostensioni hanno permesso a un pubblico via via sempre più vasto e internazionale di ammirare la Sindone, di sentirsi interrogati fin nel fondo dell'anima da quell'incredibile volto tumefatto e solenne che riesce a guardare chi lo guarda oltre le sue palpebre abbassate. Il 24 maggio 1998 2.400.000 persone passano per Torino e fra loro vi è anche Giovanni Paolo II. Anche Benedetto XVI si reca a Torino per l'ostensione del 2010, il 2 maggio. In quell'occasione viene mostrato il paziente lavoro di conservazione eseguito nel 2002, la rimozione delle toppe cucite dalle Clarisse di Chambéry in occasione dell'incendio del 1532 e la ripulitura del lino dai residui di tessuto bruciato. Operazioni necessarie per salvaguardare la Sindone e assicurare alle generazioni future la possibilità di continuare ad ammirare questa immagine unica e affascinante. Questo volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e di donne feriti da una vita non rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i più deboli. Eppure il volto della Sindone comunica una grande pace. Questo corpo torturato esprime una sovrana maestà. È come se lasciasse trasparire un'energia contenuta ma potente. È come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza. La forza dell'amore di Dio, la forza del risorto vince tutto.